Salve a tutti ragazzi e bentornati con un nuovo video. Siamo qua su World of Tanks. Sì, perché il giorno ieri ho caricato un gameplay utilizzando proprio questo carro che vedete, il Matilda. E adesso io vorrei ovviamente fare la recensione su questo carro. Prima oggettivamente, quindi vedendo le carte che ho aperto, quella del suo successore e appunto la sua. E poi parlandone di quello che mi sembra da me. Ok, partiamo subito dall'integrità. Ovviamente l'integrità del suo successore è molto molto più alta, così come la corazza, ma non credetevi, questa corazza non è mica male per un carro livello 4. Come danno vince il Matilda, come penetrazione vince ancora il Matilda. Infatti questo carro purtroppo si basa sulla corazza e non sull'attacco con la torretta. Cadenza di fuoco siamo più o meno là. Velocità di brandeggio torretta uguale, il raggio divisivo è maggiore sul Matilda e la portata del segnale è maggiore sul Matilda. Allora, ora che abbiamo letto tutte queste scartoffie, diciamo, passiamo alla recensione quella vera e propria. Adesso io vi dirò che cosa ne penso del Matilda. Il Matilda praticamente è un carro molto molto lento, quindi dovrete potenziare nella ricerca il coso, come si chiama, il motore e i cosi come mamma mia, non mi viene mai il nome di sti no, e i cingoli. Dopo che l'avrete fatto, io vi consiglio questa torretta e questa e il robo qua e mamma mia, dimentico sempre i nomi. Vabbè, questa qui che è una corazza veramente alta. Infatti il Matilda è un carro leggero, ma che in realtà sembra un carro pesante. Davanti ha una corazza incredibile, guardate qui, corazza scafo 75 davanti, incredibile per un carro livello 4. La stessa corazza 75 ce l'ha da ogni lato la torretta. Poi arriviamo ai 70 di questa parte qui, che non è che sia poco, però non è migliore quella dello scavo di questa parte. E infine la parte dietro che fa veramente schifo, anche perché se vi colpiscono questo cosetto qui, praticamente il vostro carro è finito, caput, perché ve l'hanno incendiato. E a meno che non abbiate uno di questi moduli, allora avete perso. Comunque spararlo qui dietro, in questo punto, al coso e qui sotto, significa praticamente aver distrutto il Matilda. Quindi bisogna stare attenti e far vedere al nemico solo la parte frontale. Benissimo, torniamo al fatto della velocità. Lo stock da solo riesce a fare un 15-19 massimo di velocità quando va bene. Io con questa versione nuova riesco a fare ovviamente sui 22-23. Però il massimo, come potete leggere, è 24, quindi non è che cambi molto. Passiamo al cannone. Il cannone ha una penetrazione di quelle forti, di fortissime anzi, che riesce a penetrare volendo pure un carro come il. Un attimo, ora arrivo. L'ho uno. Questo uno una volta l'ho incontrato in partita col Matilda. Cosa gli ho fatto? L'ho penetrato e sì, e non è facile. Guardate che corazza che aveva. Avevo una corazza così forte, l'ho penetrato. Ok, adesso che avete visto l'attacco e la difesa del Matilda, io vi vorrei consigliare come utilizzare questo carro. Però prima andatevi a vedere il gameplay che ho fatto là. Non è proprio simile a quello che vi voglio dire su come utilizzare il Matilda, però si avvicina ed è già una cosa per farvi capire quanto può essere forte e devastante questo carro in partita. Esso è appunto un carro cruciale perché ha una mobilità ridotta e quindi dovrete utilizzare al meglio andando nelle vie terziarie. Tipo, per esempio, prendiamo una mappa. No, non questa. Vediamo un po', questi cartelli mi servono un casino. Prendiamo tipo questa mappa. Come potete vedere, io purtroppo non posso avvicinarmi. Ci sono le vie, cioè la via principale dove si scontrano tutti i carri sì, leggeri, tutti i carri pesanti e magari qualche medio, però voi non andate là perché verrete distrutti subito per quanto abbiate una corazza forte. Voi dovete aggirare la mappa
Intanto che la girate potrete ritrovarvi dei nemici, ma più che altro saranno tipo i soliti cacciacarri o carri leggeri, quindi li battete come niente. E praticamente arrivate alla base nemica, là distruggete le artiglierie, che quelle fanno un casino. E poi, dopo averle distrutte, andate alla base. Però per questo ci vorrà un bel po'. E in questo caso questo carro fa per voi, perché avendo poca velocità non avrete fretta di riuscire ad arrivare dall'altro lato e tutto il resto. E così vedete prima i nemici e li eliminerete più facilmente. Bene ragazzi, questo è il Matilda, un carro che veramente vi consiglio, anche perché è il predecessore, come avete visto, di un carro pesante livello 5 abbastanza buono, che è il Churchill primo. Comunque ragazzi, se la mia recensione vi è piaciuta, iscrivetevi, lasciate un like e se volete altri video di World of Tank, io li farò comunque, scrivetemelo nei commenti, scrivetemi anche che carro recensire, potete vedere quelli che ho qui, ma se volete ne recensisco anche uno di quelli prima o dopo, a seconda, perché li conosco più o meno. Comunque, grazie per la visione e ciao!